Professor Gambino, un antidoto e una conferma, evidentemente un'analisi di quello che sta dicendo anche Cacciari. Vediamo anche un secondo aspetto del Magistero De Gasperiano. C'è uno scritto che vi segnalo, anche questo per la sua profonda attualità, del 48, che si chiama Le basi morali della democrazia. E cioè, è correttissimo quello che dice Massimo Cacciari. Poi però, rispetto oggi a questa democrazia un po' vuota, no? Chiediamoci a questo punto cosa c'è alla radice della democrazia. E cioè, anche laddove riuscissimo a questo punto a creare un Parlamento sovrano a livello europeo, i popoli che partecipano, una grande rappresentanza, poi però l'ethos di un popolo è funzionalmente legato anche al momento storico che si vive. Io ho tre figli adolescenti, loro di questo tema dell'Europa gli può interessare per viaggiare. I temi di alcuni valori che erano fondanti nell'epoca De Gasperiana sono molto sfumati. Il tema della solidarietà, magari perché c'hanno un amico in difficoltà e che bisogna fare la donazione del sangue. E allora, qui c'è un tema enorme, il ruolo dei credenti. E cioè De Gasperi, personaggio pubblico e privato, ce l'ha ricordato bene Maria Romana, in realtà già incarnava anche un ideale di democrazia. E lui a un certo punto in questo discorso distingue fra un sano pessimismo tipico dei credenti che si affacciano alla vita politica, e cioè che sanno che l'uomo è incline, per il peccato originale, a andare verso delle devianze. E quindi anche le strutture democratiche devono garantire dei contrappesi, dei correttivi, per cui a un certo punto, quando si arriva al potere, non si faccia solo un interesse particolare, peculiare, magari addirittura legato a se stessi, ma si cerchi quello che si è espresso bene col tema della solidarietà, del bene comune. E questa figura la contrapponeva invece al rivoluzionario. Cioè, il rivoluzionario è pieno di afflato, di passione civile, è convinto della sua verità, e poi piano piano si trasforma in dittatore, perché è talmente convinto e che sa che quel bene è anche il bene per gli altri, e quindi va imposto. Queste erano le due categorie che De Gasperi sviluppa in quel discorso sulle basi morali della democrazia. E ci dà un metodo straordinario, secondo me. La virtù della pazienza. E cioè a dire, oggi più che mai siamo davanti a un mondo che va velocissimo. I miei figli non leggono i giornali, ma vedono Google News, si accontentano del titolo, capiscono più o meno quello che è successo e non approfondiscono. E sono appagati, non gli manca qualcosa. Viceversa, la virtù della pazienza significa andare molto più a fondo dei problemi e sapere aspettare. E lui la riteneva una virtù politica. Pensate quanto ha aspettato lui. I primi anni a Trento, giovanili. Poi questa sorta di esilio nella Biblioteca Vaticana. E poi in 6-7 anni è stato uno dei costruttori dell'Europa. Ma si è consumata in 7 anni l'esperienza politica dove contava la vita di De Gasperi. Pensate quante figure politiche invece magari hanno fatto un percorso di 20-25 anni e poi cosa è rimasto? E davvero hanno trafficato questo talento della pazienza? Allora, la mia impressione è che accanto al tema enorme della volontà di fare un'Europa politica, bisogna anche capire su quali valori fondarla. E c'era il tema delle radici giudaico-cristiane. Poteva essere una bandiera. Però, se quella bandiera fosse stata messa e in quel momento la si voleva mettere per finalità, potremmo dire, antropologiche, no? Tutta chi spingeva per l'inserimento di quelle radici dentro il preambolo del Trattato Costituzionale Europeo lo faceva per una visione del mondo, la persona. Quelle sono le stesse radici della solidarietà, sono le stesse radici legate oggi agli ultimi. Cioè avrebbero avuto un effetto
che portava a vedere in maniera molto più completo la visione, in questo caso, del credente. Allora, io sono, da questo punto di vista, ottimista. E cioè, parlavo prima con Massimo Cacciari. Io non credo che ci siano epoche storiche peggiori di quelle che le hanno precedute. Diciamo la verità, in fondo sono sempre un po' figlie di quelle che le hanno precedute. La famiglia oggi si è sgretolata. Ma la famiglia di oggi discende dalla famiglia di ieri e quindi forse già in quelle famiglie di ieri, formalmente ineccepibili, avevano dentro qualche tratto che poi ha portato a dei condizionamenti che hanno sgretolato. E invece abbiamo magari tanti esempi di famiglie giovani che vanno avanti, non dico con atti di eroismo, ma sicuramente in controtendenza. Allora l'impressione è che c'è anche un metodo da seguire, e cioè di capirci quali sono i valori fondanti di questa democrazia. E allora, per certi versi, forse è anche un bene che in questo momento storico non si sia raggiunta una forza predominante anche politica dell'Europa, perché occorre vedere come questa forza politica avrebbe portato dei riflessi all'interno dei singoli paesi che la compongono. E cioè ci sono tante decisioni, pensate alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che spesso decide su temi nevralgici, il diritto di famiglia, il fine vita, la vita nascente, che ha una sua concezione, inevitabilmente, dove l'asticella deve abbracciare il più possibile visioni diverse, che magari però non corrispondono alle visioni di un ethos comune all'interno di quel popolo. Allora il rischio potrebbe essere che, se non si ha quella pazienza di ricostruire anche i principi fondamentali ispiratori di quella democrazia, si possa arrivare in uno scivolamento dove poi si prendono delle decisioni che addirittura contrastano con l'interesse e il bene comune. Non so se in Italia sta avvenendo qualcosa del genere, però certamente, se questo lo dovessimo trasporre in chiave europea, beh, forse è un bene non aver dato tutta questa forza politica oggi all'Europa. Mi rendo conto che è un discorso complesso, complicato, però è per riagganciare a una lettura di metodo dove De Gasperi non considera la democrazia come qualche cosa di inesorabilmente positivo. C'è ovviamente una valutazione positiva, c'è il suo dialogo con Pio XII, dove poi è molto bello lo scambio anche con padre Agostino Gemelli, dove a un certo punto c'è questa opzione verso la democrazia. In quel momento si scontava anche il referendum tra la monarchia e la repubblica, e c'erano ambienti, lo stesso De Gasperi era vicino a ambienti monarchici e sembrava per qualcuno che lui fosse più in quella direzione. Eppure è stata sposata appieno la democrazia, ma non come strumento vuoto. Cioè è inscindibile il legame che ci deve essere fra l'ethos del popolo, i valori incarnati e soprattutto, in questo senso, anche il ruolo dei credenti. Non sono indifferenti i credenti nella costruzione dell'Europa, e parlo appunto di credenti e non di cattolici, perché altrimenti dietro questa parola cattolici poi ci si mette un po' tutti, e a un certo punto magari qualcuno si mette una maschera, ma poi fino in fondo tutta quella coerenza non ce l'ha. Perdoni la domanda che sembra un po' aneddotica, ma che cosa passa nella conversazione, nel dialogo fra lei e i suoi tre figli adolescenti di ciò che lei pensa, dice, sente dell'Europa? Gli interessa per motivi di studio, perché sono affascinati dall'idea di confrontarsi con ragazzi e ragazze che parlano lingue diverse, che gli piace per viaggiare, e non ne comprendono la ricaduta sui loro interessi. Io sono di Roma, a Roma, potremmo dire a Venezia, quello non riescono a comprenderlo, cioè non riescono a capire come poi dall'Europa possa arrivare un beneficio nella loro quotidianità, mentre lo vedono in chiave culturale come una grande occasione. Uno di loro voterà adesso in maggio? Sì, la diciottenne. E ha già qualche idea? Sì, credo, sì, sì. Penso che ci abbia già qualche idea, si è impegnato.